punti all'ordine del giorno di questo 11° congresso. Oggi è una giornata particolare per la Faisa CISL, stiamo dando una svolta a quello che era un passato e quindi ci accingiamo ad un presente storico in quanto rappresentiamo oggi una grandissima forza per Palermo. Vogliamo credere e crediamo tutti noi che facciamo parte di questa grande famiglia di poter rilanciare questa sigla sindacale per il bene dell'azienda che oggi ha delle, soffre delle pecche, pecche che purtroppo capiamo benissimo condizionate al governo che necessariamente continua dei tagli in maniera molto esagerata. Ed è per questo che dobbiamo cercare in tutti i modi di poter tenere saldo la condizione di vita dell'azienda e siamo sicuri che grazie alla nostra amministrazione, soprattutto aziendale, con l'intervento del nuovo amministratore delegato, l'avvocato Cimino, al quale do un grosso saluto, riusciremo insieme a rivedere tutti quei punti che purtroppo oggi sono un neo dell'azienda. Certamente le sigle sindacali attenzionano le condizioni di salute di una municipalizzata che nel caso dell'AMAT affronta difficoltà importanti oggi. Tanti problemi dell'azienda sicuramente sono molto noti alla collettività, sia in termini di servizi alla collettività che in termini diciamo interni appunto all'azienda, quindi organizzativi, di diritti, doveri dei lavoratori. E per questo oggi ho scelto di essere presente durante questo congresso proprio per portare quello che è il contributo che a mio avviso le istituzioni devono dare anche alle organizzazioni sindacali e quindi in questo caso delle partecipate, in specie ad una come l'AMAT che oggi vive sicuramente un momento complesso. Non più tardi di un paio di giorni fa proprio i revisori dei conti hanno sottolineato le grandi criticità che ci sono all'interno del bilancio 2019-2021 relativamente un po' a tutte le partecipate, sottolineando come ci siano dei disavanzi di più di 5 milioni di euro soltanto per l'AMAT, mentre invece gli accantonamenti sono per poco più di 4 milioni. È chiaro ed evidente come ci siano delle discrepanze totali tra quello che in effetti è l'approvazione di un bilancio almeno in termini di parere favorevole da parte del Collegio dei Revisori dei Conti e quello che invece accadrà in aula.